Amici, il 24 gennaio scorso abbiamo celebrato la memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e di tutti coloro che sono addetti alla comunicazione sociale, anche nelle forme più recenti. Io ricordo il messaggio di Papa Francesco di qualche anno fa, che conserva tutta la sua attualità. Ha come titolo «Comunicazione al servizio di un'autentica cultura dell'incontro». È la proposta di un esame di coscienza che riguarda anche chi usa i media. Scrive infatti il Papa, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri, ma esistono anche aspetti problematici. La velocità dell'informazione supera la nostra capacità di riflessione e di giudizio e non permette un'espressione di sé misurata e corretta. La varietà delle opinioni espresse può essere percepita come ricchezza, ma è anche possibile chiudersi in una sfera di informazioni che corrispondono soltanto alle nostre attese o alle nostre idee o anche a determinati interessi politici ed economici. L'ambiente comunicativo può aiutarci a crescere o al contrario a disorientarci. Il desiderio di connessione digitale può finire per isolarci dal nostro prossimo, da chi ci sta più vicino. Questi limiti sono reali, continua il Santo Padre, e ci ricordano che la comunicazione è una conquista più umana che tecnologica. Quando poi la comunicazione ha il prevalente scopo di indurre al consumo o alla manipolazione delle persone, ci troviamo di fronte a una aggressione violenta. Non basta passare lungo le strade digitali. Occorre che la connessione sia accompagnata dall'incontro vero. Solo chi comunica mettendo in gioco se stesso può rappresentare un punto di riferimento. Il coinvolgimento personale è la radice stessa dell'affidabilità di un comunicatore. Buona settimana!